Il presidente della provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa, intervistato ai microfoni di Calabria Reportage, parla degli interventi in sicurezza delle strade provinciali che sono stati compiuti fino adesso e di quanto ancora sarà fatto per migliorare le arterie di comunicazione nella provincia reggina. Nonostante i tagli del governo Renzi e la fortissima riduzione dei trasferimenti agli enti locali da parte dello Stato. Altro capitolo importante, dopo l'allerta meteo di questi giorni, è la messa in sicurezza del torrente Budello a Gioia Tauro, che tanti danni ha fatto negli anni scorsi. Lavori che dovrebbero partire a breve, questione di qualche giorno. Io mi auguro che per la prossima settimana, penso fra mercoledì e giovedì, verranno consegnati i lavori alla ditta Caruso per realizzare quel lavoro necessario che è appunto la messa in sicurezza del torrente Budello, che tanto ha preoccupato i concittadini dei quartieri, Valle Mene e quant'altro, del quartiere Fiume, ma soprattutto ecco, dare concretezza a un impegno che avevamo assunto che in questi giorni verrà realizzato. Sì, sono uno dei tanti interventi che si stanno facendo nel tentativo di mettere in sicurezza delle arterie stradali che rischiano di mettere a repentaglio la vita dei nostri cittadini. Per noi è doveroso, ma bisogna fare sempre di più, non ci stiamo appiattendo solo su questi interventi. A breve partiremo con tutta una serie di manutenzioni straordinarie, soprattutto delle strade, ma anche, vista le emergenze che oggi abbiamo subito, soprattutto sulla Ionica, di quelle che sono le aste fluviali. Purtroppo le risorse sono all'unicino. Il governo Renzi ci sta riducendo al lastrico, tagliandoci ulteriori 18 milioni di euro. Io non so come si può prevenire il dissesto idrogeologico o diciamo, quello che è l'esondazione di tanti torrenti, come sta succedendo ormai in tutta Italia, quando le risorse vengono tagliate in modo drammatico, quando non si riesce a fare una programmazione attenta, quando si è quasi obbligati, ma noi cerchiamo di evitarlo, di fare somme urgenze che spesso sono atti amministrativi che noi non condividiamo. Quindi per noi è importante testimoniare la nostra presenza, è necessario dare tranquillità ai cittadini, ma è soprattutto obbligatorio da parte nostra amministrare la cosa pubblica nell'interesse delle comunità.